Si è aperta con un minuto di raccoglimento per i terribili fatti avvenuti a Parigi la seduta per l'approvazione del nuovo statuto della provincia di Cosenza. Erano tutti presenti i consiglieri provinciali che hanno condiviso all'unanimità le disposizioni generali che regoleranno la vita amministrativa della nuova provincia. Nel corso della seduta è stato anche spiegato il lungo lavoro della Commissione Statuto, che ha avuto come obiettivo quello di redigere un documento che non lasciasse adito a contestazioni o interpretazioni, fornendo disposizioni precise soprattutto in tema di edilizia, trasporti, strade e gestione dell'ambiente e dei rifiuti. Oggi è stato approvato all'unanimità lo statuto in Consiglio provinciale e lo strumento che l'ente avrà per gestire, diciamo, le realtà complesse che ci sono a livello territoriale, a livello anche urbano nella nostra provincia, che è una delle più grandi d'Italia. È uno strumento essenziale anche alla luce del riordino che è stato fatto con la legge del Rio e che pone, diciamo, l'ente provincia in una condizione anche diversa rispetto al passato, cioè c'è un'incidenza maggiore da parte dei sindaci che partecipano a questa azione di coordinamento e di sviluppo strategico di un territorio. E c'è un obiettivo, diciamo, che va al di là di quella che è la logica, diciamo, dell'appartenenza politica delle varie realtà comunali e dei vari enti, perché la provincia assume in questa ottica un compito di mettere insieme le diverse anche istituzioni che ci sono a livello locale e fare in modo che ci sia un'attività appunto meno legata a situazioni politiche, ma più a problemi che riguardano il territorio.